Un progetto per rendere accessibile Casteldelmonte ai non vedenti. Questa è la finalità dell'iniziativa voluta dal Rotary Club Andrea Castelli Svevi, un progetto dal titolo L'arte vista con le mani, partito diversi mesi fa e concretizzatosi con la riproduzione in scala di un modello di Casteldelmonte. Un'opera commissionata dal Rotary Club ad un artigiano di Minervino Murge e donata al sito del Castello Federiciano durante un incontro a cui ha partecipato, tra gli altri, Riccardo Antolini, presidente del Rotary Club Andrea. Concludiamo un percorso che è iniziato in realtà parecchio tempo fa, che ci ha portato a realizzare questo manufatto che è un modellino del castello in scala, in pietra locale, che è stato realizzato da un artigiano di Minervino, Giovanni Stilavato, e che è posto su un basamento che è realizzato da una ditta di Andria, la Stilinfissi di Figliolia. Questo modello si propone di essere esplorato dal punto di vista tattile dai non vedenti o dagli ipovedenti. Qualcosa che mancava, devo dire, perché chiunque faccia un po' un giro in Europa, nel mondo, vedrà che davanti ai grandi monumenti ci sono sempre delle riproduzioni, dei modellini che riproducono quel monumento in modo che gli ipovedenti possano, i non vedenti possano rendersi conto della forma, delle dimensioni, delle strutture che sono presenti in quel manufatto. Ecco, noi ci siamo ripromessi di fare questo, intanto di donare questo modello, e devo ringraziare non solo gli artigiani che l'hanno realizzato, ma anche l'ingegner Benedetto Inchingolo che ci ha dato una mano a progettare il basamento soprattutto, e la sovrintendenza, che attualmente si chiama Polo Museale della Puglia, nella persona del suo direttore, il dottor Vona.